Siamo qui al bellissimo nel camerino del Teatro Trastevere insieme a Francesca Romana Miceli Picardi, a Valentina Martino Ghiglia e Alessandra Muccioli. Muccioli! Ah, la dobbiamo! Muccioli! Evviva, Muccioli! Perché non sentiamo mai dire che è Muccioli giusto. Poverina, mi spiace per lei. E se tanto si sente. Automaticamente. Allora, sarete in scena proprio stasera, ma anche domani, con Cresci Bene, Cresci Forte. Oh, un testo molto bello, molto al femminile. Visto che Valentina, hai tu il microfono, dica. Di cosa parla? Il testo tratta del rapporto fra madri e figlie e tra sorelle, soprattutto le figlie. Sono quattro episodi molto diversi l'uno dall'altro che raccontano quattro storie dove la madre, diciamo, ha questa valenza negativa, diciamolo. Perché le madri peccano anche fanno degli errori, diciamo, nella vita. Beh, essere madri è difficile. Infatti, quindi. Essere madri noi dimostriamo le difficoltà delle madri e quanto poi tutto ciò pesa sulle figlie femmine. Ci tengo a dire, sempre da solita femminista. Lei è anche l'autrice. Francesca Romana Miceli Picardi è l'autrice. Che da femminista dico che ce la posso fare, dimostrare l'umanità delle madri, cioè non sono né madri, le madonne non esistono più e quindi fondamentalmente senza giudizio si può sbagliare, perché le madri, quando sono questi quattro casi limite, avrebbero più bisogno di aiuto di chiunque altro. Quindi fondamentalmente femministamente me. Femministicamente, quindi no, ci tengo sempre a sottolineare il lato umano della cosa. Non molto bella, però riusciamo a vedere solo la tua parte. Ah, ecco, adesso sì, riusciamo a vedere anche il tuo volto mentre ti stai preparando per andare in scena. Il volto della sorella. Ecco, una delle sorelle. Quanto è difficile entrare in personaggi così particolari? Questa è una domanda che si può fare, che faccio a tutte e tre, perché comunque è un teatro il vostro impegnativo. Ecco, quanto è difficile entrare nei vostri personaggi, cambiarli. Sì, farei rispondere per prima Alessandra Muccioli, che fa la madre in tutti e quattro gli episodi. Quindi la parte più complicata, più difficile, è la tua, è la madre. Complicata, ma... Oddio, forse da un certo punto di vista, perché non essendo madre sono rimasta figlia, come anche queste due, perché anche loro non hanno figli. E no, difficile no, perché come ha detto Francesca sono degli esseri umani e se intendiamo come, purtroppo viviamo in una società cattolica che ha sempre identificato Maria, cioè la grande madre, soltanto dal punto di vista luminoso, c'è poi un lato oscuro, senza voler andare a rompere le scatole a Carlo Gustavo Jung. Manco a Freud però, perché sennò... No, Freud non, no, io Carlo Gustavo. C'è un lato oscuro che fa da contrattare a quello luminoso, che è appunto della grande madre, che sa essere anche crudele. Questa cosa è un po' stata rifiutata, nel senso che col cattolicesimo si è identificata Maria, solo Maria, no, e noi in questo spettacolo facciamo vedere questo lato oscuro che è umano, che non viene represso, perché appunto, come insegna Carlo Gustavo, più si reprime e più fa danni, anche proiettandolo su altre persone. E infatti le due figlie subiscono questa negatività. Poi per certi versi anche, no? Salvandosi, no? Per certi versi. Esorcizzando anche nel frattempo. Quindi diciamo che...
Ma ognuno trova poi il modo di sopravvivere nella vita, no? Sia... No, no, tieni tu. E perché il cerino deve... No, perché così fa falò, capito? Perché adesso il falò qua è diciamo a condivisione totale. Sì, no, c'è cioè, chi regge la chitarra, il falò. E io il cerino. Sì, dai. No, cioè c'è un... che so dire? C'è un esorcismo, ognuno fa quello che può nella vita. Solo che la madre, essendo la figura principale della vita di una persona, è che te la porti dietro. Qual è il gap? Che se tu non ti risolvi mai, sarai un'altra madre, se ovviamente diventerai madre, non risolta, partendo dal concetto che nessuno è mai risolto, però quantomeno non essere quello che hai assorbito per tutta la vita nelle dinamiche familiari. Quindi con sincero consiglio di andare in analisi a tutti quanti, ma no, io no, io non vado, io ho ucciso i genitori, ok, metaforicamente, sì, che poi è un esercizio anche quello. Il genitore è un essere umano, quindi l'errore del genitore va a un certo punto va perdonato da grande, e tu scegli di essere un'altra persona. E invece le sorelle sono imbevute di quello che si respira in famiglia in questo spettacolo, proprio perché sono quattro casi limite, senza un aiuto, senza un supporto. E questa è la parte seria, però abbiamo anche dei momenti divertenti, assicuriamo questo. Sì, 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 sì. Certo. Ah, no, la domanda è quanto era difficile. Quanto era difficile entrare, quindi tocca anche a voi, no? Dipende da te. Quanto è difficile, dipende da quello che devi fare. Il mio ultimo personaggio per me è stato sicuramente il più interessante da studiare e nel quale compenetrarsi, perché comunque è una ragazza autistica e quindi sono state fatte delle scelte alla base, orale, non orale, parla, non parla, dove sei, quindi è stato molto interessante anche dal punto di vista fisico, difficoltoso come tutto il teatro. Ogni volta che tu decidi di essere veramente un personaggio imbevuto di quel personaggio, niente, sei scosciata proprio tu un coso. Cambiamo asta. Pesa, lo tengo io. Dai. One, two, prova. Cialtrone, siamo tre cialtrone. Jung. No, è quello, cioè fare un certo tipo di teatro significa camminare, respirare, mangiare per tutto il periodo della preparazione, come quello che stai per andare a fare. Motore, cioè, tre secondi mi hanno tenuto, mazza. Dai, tengo io. No, me lo tengo io. È mio, cerino. Guarda, io che te devo dire? È stata... entrare in questi personaggi è sempre un viaggio. È stato un bel viaggio anche durante le prove. Ti riempie molto, ecco. E sai anche di poter dare al pubblico, restituire al pubblico tante emozioni, e questo, diciamo, compensa tutta la fatica che fai durante lo spettacolo. Un quarto all'andata in scena. Noi ci teniamo a dire che noi siamo premio inventario 2018. Diciamolo, sottolineiamolo, che è importantissimo. E nonostante la bella intervista divertente, assicuriamo anche che lo spettacolo è molto bello, molto forte e che va assolutamente visto. Non solo perché avete vinto il premio, lo sapete benissimo, lo spettacolo è comunque cresciuto nel tempo e va comunque visto con immenso piacere. È uno spettacolo fatto da donne, non solo per le donne, ma per tutti, quindi provate, andate a vederlo. Grazie. Intanto in scena fino a domani. Qui a Trastevere. Ore 21, sia stasera che domani sera. Se avete 5 minuti, se abitate qui a Trastevere, venite. Perché c'è il blocco domani, quindi pomeridiana. We're sorry, but... In bocca al lupo! Merda!